I genitori possono stare tranquilli, non c'è niente che non vada bene in loro, bandito ogni senso di colpa. Le nuove frontiere sull'autismo parlano di un disturbo, una sindrome del sistema nervoso. È questo il tema di cui si è parlato in un convegno internazionale a Crema, un disturbo che si può curare attraverso lo sviluppo dell'interazione sociale. Sicuramente sono compromessi il campo dell'interazione sociale, della comunicazione e la ristrettezza di interessi e la bizzarria che possono avere queste persone, quindi sono questi tre elementi che vanno a determinare la diagnosi di autismo. È possibile attraverso specifici giochi e laboratori portare a grandi miglioramenti, si può comunicare e interagire anche senza l'uso della parola. E io sostengo che è possibile portare i bambini a grandi miglioramenti. Io ho un'esperienza di tanti anni, quindi ho visto crescere i bambini e con la diagnosi precoce e l'intervento precoce e intensivo si ottengono buoni risultati senza promettere guarigioni. Presente anche Adam Feinstein, inglese che ha girato il mondo per raccogliere informazioni e far conoscere e abbattere tutti i pregiudizi legati all'autismo, autore di un libro, Storie dell'autismo, che lo ha portato a discutere con i più grandi pionieri dell'autismo ed è oggi considerato una risorsa preziosa ed educativa per tutti coloro che hanno a che fare con l'autismo. I'm glad to say in general it's more widely accepted. Ma sono lieto di poter dire che oggi l'autismo è un disturbo che è più accettato in generale, però viaggiando mi sono reso conto che invece esistono ancora moltissimi pregiudizi, ci sono ancora dei forti stigma un po' in tutto il mondo, insomma in diversi paesi. Ci sono famiglie che ancora non vogliono ammettere che i propri figli abbiano l'autismo e questo non succede soltanto nei paesi del terzo mondo, ma anche invece nel mondo sviluppato purtroppo.